È successo questa notte, una notte fredda di gennaio, quindi il piccolo è arrivato, portato dalle forze dell'ordine, in particolare, in specie la Polizia di Stato, è arrivato alle 2:20 di questa notte presso il nostro pronto soccorso. Agenti della Polizia di Stato, dopo che lo hanno recuperato, chiamati da dei residenti di un condominio appunto di Via Po, hanno trovato questo piccolo nell'androne della casa, quindi era incustodito nel suo seggiolino ovetto, ben vestito, tanto che poi quando è arrivato è stato trovato in condizioni anche buone, molto buone, quindi non era ipotermico, perché uno può immaginare una serata fredda di gennaio, il bambino non era fuori, non era all'agghiaccio, è arrivato in condizioni buone di benessere, temperatura corporea normale, ben vestito, quindi non era raffreddo, non aveva segni, non aveva e non ha segni di maltrattamento, quindi è stato preso dai colleghi del pronto soccorso, accudito, e naturalmente dietro a questo poi si è mossa tutta la macchina, come potete immaginare, degli accertamenti e delle indagini che sono tuttora in corso di tipo giudiziario. Lei ha parlato anche del coinvolgimento del Tribunale dei Minori. Che cosa Esattamente. può dirci di questi, anche dei genitori? Perché sappiamo che il papà è poi stato contattato. Allora, ovviamente quando un minore che abbia subito un maltrattamento, comunque in qualche modo una forma di maltrattamento anche questa, no? Capite? Capita in un pronto soccorso, c'è una via che è quella della tutela del minore che passa avanti a tutti, e chi è il referente in questi casi è il Tribunale dei Minori di Firenze, a cui noi facciamo riferimento. È stato contattato direttamente il PM del Tribunale dei Minori, che ha fatto un provvedimento, ha spiccato un provvedimento intanto provvisorio urgente, per cui il bambino è affidato a noi. Vi posso dire che è accaduto questo e che, come potete capire, essendo che il bambino è affidato a noi dal Tribunale dei Minori, in questo momento i genitori non sono stati sganciati dal figlio, ecco, dal punto di vista della tutela giudiziaria. Ecco. Come sta il bambino Il adesso? bambino sta proprio bene e dietro di lui, intorno a lui, anzi, scusatemi, si è mossa tutta la nostra rete di assistenza, perché capite che non è il primo caso, è questo. Quindi quando capitano queste cose, in un pronto soccorso il 6 di gennaio, con la coda chilometrica qui, personale infermieristico giusto e dosato e anche non bastevole per quello che è, pensate, ecco, avere un bimbo da accudire significa trovare altro personale, quindi stiamo assicurando l'assistenza del piccolo sia nelle ore diurne e anche, cosa più difficile, per le ore notturne. Il bambino resterà con voi fino al provvedimento giudiziario. Esatto. Evidentemente già domani mattina un percorso di approfondimento, di attenzione verrà attivata tanto per il minore quanto ovviamente anche per una famiglia che si trova evidentemente in un momento di difficoltà, di criticità, quindi è chiaro che l'aiuto non può mancare neppure per questa mamma e questo babbo che insomma qualche il momento di difficoltà evidentemente l'hanno avuto. C'è un nucleo familiare in questa città che manifesta un momento di bisogno e dunque ci saremo come per tutti gli altri. Il Tribunale dei Minori, cioè il prossimo passo è il Tribunale dei Minori che dice sia l'affidamento all'amministrazione Noi comunale. aspettiamo che ci venga Questa è detto questa la decisione. esattamente quali sono le misure da prendere nei confronti del minore. In questo momento appunto è affidato al reparto di pediatria, quindi in qualche modo la patria potestà è sospesa rispetto al nucleo originario ed è affidata all'ospedale di Arezzo. E successivamente in genere possono succedere due cose: o ritorna nel nucleo familiare oppure si intraprende un percorso di affidamento e a quel punto invece è affidato all'amministrazione comunale.